all'interno di questo posto magico non potevamo non intervistare il presidente di Cinecittà World. Sì, magico direi senz'altro sì, è stata una decisione che abbiamo preso prima del Covid, e con tutto il Covid abbiamo deciso di realizzare, e penso che insomma i risultati ci daranno ragione. È un qualche cosa unico, la gente verrà qui e passerà una giornata o addirittura due giornate dormendo in tenda d'antico romano, mangerà come gli antichi romani, se vuole parteciperà anche alle lotte dei gladiatori, parteciperà alle corse delle bighe, avrà diciamo tutto un insieme di situazioni. Non ci saranno ovviamente attrazioni come nell'altro parco eccetera, ma sarà immerso nella come vedete qui, diciamo, in un bosco di 5 ettari dove poter passare intere giornate, oltretutto all'insegna della sicurezza, perché qui oltre che il distanziamento anche la sicurezza e i protocolli sono assolutamente percepiti. Lei oggi è considerato uno dei pochi eroi che ha deciso di investire in qualcosa subito dopo il Covid. Sì, noi abbiamo deciso di continuare non solo di aprire, che già è un qualche cosa di importante, ma anche di continuare a investire. È una scommessa che stiamo facendo sul futuro del nostro paese, della nostra città, e io penso che questo coraggio però verrà ripagato, perché appena, speriamo presto, il Covid sarà un piccolo ricordo, un grande ricordo, brutto ricordo eccetera, e allora penso che chi si sarà mosso in una certa determinata maniera potrà sfruttare appieno di questi vantaggi. Noi la ringraziamo perché sta facendo sognare ancora i bambini, ma anche gli adulti, in un periodo così. Grazie ancora. Grazie a voi.